Il 14 settembre del 2018, Monsignor Luigi Renna, vescovo di Cerignola Ascoli Satriano e in quel momento amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, apre la novena a San Pio da Pietrelcina. Dall'altezza della croce riusciamo a misurare la nostra altezza, la nostra vita. San Pio, dialogando con il Signore, ha compreso la grandezza di questo Fratelli e amore. sorelle, un secolo fa, nel 1918, San Pio riceveva il dono delle stimmate, dono non tanto o non solo fatto alla sua persona, ma fatto alla Chiesa e all'umanità, come tutti i doni di Dio, perché potesse essere segno dell'amore del Signore nei secoli, per tutte le generazioni a venire. 50 anni fa egli si ricongiungeva con il suo amato sposo Cristo e quel segno spariva dal suo corpo perché ormai entrava nella dimensione della risurrezione. Ci rendiamo conto, cari fratelli e sorelle, che vivere la novena di preparazione al Pio Transito del nostro santo di Pietrelcina, quest'anno assume un valore tutto particolare, il valore di chi vuole leggere ancora di più il mistero della santità di Pio da Pietrelcina alla luce della croce e leggere la propria storia alla luce della croce. Perché, cari fratelli e sorelle, la croce ci rivela il mistero dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi suo figlio, ma rivela anche il mistero della nostra vita. Rivela il mistero di Dio. San Pio e tanti altri mistici, dialogando con il Signore e nella loro preghiera, hanno compreso veramente la grandezza di un amore. Quanto il Signore ha sofferto per noi, quanto il Signore cioè ci tiene a ciascuno di noi. Già questo, cari fratelli e sorelle, dovrebbe farci rimanere stupiti davanti a questo grande mistero. La croce di Cristo, inoltre, aiuta a misurare anche quelle che sono le nostre pretese. Quello che è il nostro modo di andare davanti a Dio. Come andiamo alla croce di Cristo? Non possiamo andare con l'atteggiamento di chi pretende di avere già la salvezza, né di chi si sente già giustificato per quello che ha fatto, per quello che è. Davanti al mistero della croce di Cristo si va con l'umiltà di chi riconosce che è Lui il nostro Salvatore. Una grazia e una salvezza che richiedono da noi un grande spirito di fede e che escludono ogni pretesa di sentirci migliori degli altri e di sentirci perfetti davanti a Dio. Come Eraclio, anche noi davanti alla croce di Cristo dobbiamo deporre tutte le nostre pretese e il nostro orgoglio. Cari fratelli e sorelle, oggi noi non celebriamo semplicemente il mistero della croce, ma l'esaltazione della croce. E ogni volta che la Chiesa venera la croce, soprattutto il Venerdì Santo fa questo, lo fa guardando in questo strumento di morte l'albero della nuova vita. Perché dalla croce di Cristo è scaturita per noi la salvezza. Le antiche raffigurazioni cristiane non presentano Gesù morto sulla croce, presentano sempre una croce gemmata. Persino le piaghe sono ritenute gemme preziose che danno luce, perché dal mistero di Cristo viene la salvezza. E la leggiamo questa salvezza nelle parole di Giovanni, che ci dice che dal costato di Cristo scaturì sangue ed acqua. E la leggiamo questa salvezza quando ritorniamo alle pagine del Vangelo e vediamo che Gesù,
il giorno di Pasqua con i segni della passione, appare agli undici e la prima parola che dice loro è «Pace a voi», dopo aver alitato su di loro, dopo averli cioè ricreati, così come il Signore aveva creato Adamo ed Eva, Adamo dandogli il suo alito. Il Signore Gesù dona il suo alito, dona la pace, pace a voi, e dice «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi». Viene a portare nel mondo la riconciliazione e la pace. Cari fratelli e sorelle, la croce di Cristo è misura della salvezza e dell'amore di Dio, aiuta a misurare le nostre esistenze, ma aiuta a misurare le nostre relazioni. Le nostre relazioni non possono essere relazioni nelle quali c'è spazio per l'inimicizia, c'è spazio per l'odio, perché la croce di Cristo è la sorgente della pace. Pace a voi, ricevete lo Spirito Santo, ci viene donata la riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, e allora vedete, ogni bene a noi viene dalla croce di Cristo. Ogni realtà della nostra vita deve misurarsi con la sua grandezza, con la sua bellezza e con la ricchezza che da essa scaturisce. San Pio ha contemplato il crocifisso. Noi oggi forse non ci rendiamo conto di che cosa significa fermarsi davanti ad un'immagine e contemplarla. Forse ne abbiamo avuto l'idea quando abbiamo visto Papa Francesco andare in uno dei più grandi santuari del mondo, a Guadalupe, e fermarsi semplicemente a contemplare l'immagine della Madonna. San Pio ha contemplato il crocifisso e il suo sguardo ha interiorizzato il senso di quell'amore. Il suo sguardo ha incrociato lo sguardo di Cristo e ha fatto sì che il Signore gli rivelasse il suo amore e il Signore gli insegnasse come si sta davanti alla croce. In una lettera del 20 gennaio 1918, un secolo fa, mesi prima che egli avesse le stimmate, possiamo dire che cogliamo in uno dei tanti frammenti delle sue epistole qualcosa che ci dice che prima di ricevere le stimmate, San Pio sapeva come si sta davanti alla croce di Cristo. Le stimmate sono un dono, ma egli com'è stato accanto alla croce? Così scrive a questo suo figlio spirituale, poi confratello, padre Luigino lo chiama. «De figliuolo, ama più stare sulla croce che ai piedi di essa». Ama più di agonizzare con Gesù nell'orto che osservarlo. Non ti ho sovente io inculcato lo spogliamento di tutto ciò che non è Dio per rivestirti di Cristo crocifisso? Ecco, cari fratelli e sorelle, San Pio ha imparato a guardare al Cristo così, non stare ai piedi della croce, ma sentire che il vertice della vita di un cristiano, il vertice della spiritualità cristiana, quella di cui parla San Paolo, sono crocifisso con Cristo, non sta nello stare ai piedi della croce, ma sulla croce. Ama più di star sulla croce che ai piedi di essa. E per far questo c'è un cammino, lo stesso che ha vissuto Eraclio in quel 14 settembre del 630, spogliarsi per non solo poter apparire al cospetto della croce, ma rivestirci di Cristo crocifisso. Cari fratelli, care sorelle, la croce si staglia davanti a noi. L'esempio dell'uomo che ha contemplato la croce, che lo sposo ha reso simile all'amato,
è davanti a noi, San Pio. È una via di santità, è una via che non possiamo dire di non conoscere, ma è la via che ciascuno, nel proprio stato di vita e nella propria vocazione, deve poter intraprendere. La via della croce, croce che ci spoglia, croce che ci salva, croce che ci spinge a vivere come uomini di pace, come uomini riconciliati con Dio e con i fratelli. Che questa strada di santità ci conquisti e diventi per ciascuno di noi proposito di vita nuova. Sia lodato Gesù Cristo.